Ciao a tutti! Oggi proviamo un metodo alternativo per l'accensione del fuoco. Per farlo ci dovremo servire di una cosa un po' particolare. Proviamo ad usare il permanganato di potassio, mescolato con la glicerina oppure mescolato con lo zucchero. Proviamo, vediamo che cosa succede e se ce la facciamo. Il permanganato è un composto chimico che va conservato in un luogo asciutto e assolutamente al buio. Il suo aspetto è questo qua. Si presenta come una polverina nera dall'aspetto metallico. Il permanganato può essere utilizzato anche per accendere il fuoco. Normalmente lo si fa mescolandolo in parti uguali con la glicerina. Siccome di glicerina io non ne ho trovata, ho pensato di fare un esperimento, cioè di prendere un gel igienizzante per le mani. Perché? Perché contiene della glicerina. Quindi adesso proviamo mescolandoli in parti uguali, vediamo se riusciamo a ottenere una reazione di accensione del fuoco. Allora, versiamo il permanganato, un paio di cucchiaini, ho abbondato un pochettino per vedere se ottenevamo una reazione più grossa. Allora, facciamo un piccolo spazietto. E dentro ci versiamo il gel per le mani. Siccome la mistura dovrebbe essere 50 e 50, proviamo ad abbondare un pochettino per vedere che cosa succede. Vediamo se riusciamo ad ottenere una reazione di combustione. Mescoliamo un po'. Vediamo se la glicerina contenuta nel gel è sufficiente per scatenare una reazione di combustione. Si sente calore. Non si vede fiamma, ma si sente calore. Proviamo ad aggiungere allora un altro pochino di gel e vediamo che cosa succede. Mescoliamo e vediamo se funziona anche così. Mi raccomando, fate attenzione quando si maneggia il permanganato, eh? Allora, si sente un debolissimo calore provenire dal permanganato. Vuol dire che la quantità di glicerina contenuta in un gel lavamani non è sufficiente per far avvenire la reazione di combustione. Allora, il nostro primo esperimento è fallito, quindi non è possibile accendere un fuoco mescolando permanganato di potassio e gel igienizzante. Proviamo con un secondo esperimento. Ok, proviamo con lo zucchero. Io li ho presi sia normale che di canna. Vediamo se c'è qualche differenza, se uno funziona, l'altro no. Ho preso un pezzettino di legno, l'ho tagliato a metà col mio coltello e gli ho fatto un foro. Adesso dentro ci vado a mettere un pochino di zucchero, cominciamo con quello bianco. Qui mi viene fuori tutto, ma dai che ci sta. Ci mettiamo il permanganato. Così. E proviamo. Bisogna mescolarli un pochettino. E poi frizionando dovrebbe generarsi la reazione. Vediamo se funziona. Ah, mi è uscito tutto. Primo tentativo fallito. Secondo tentativo. Stoppo? Eh certo. No, io ti avrei ripreso oltranza, guarda. Allora, visto che la base non era stabile, ho deciso di ricorrere al mio assistente Matteo. Allora, rimescoliamo permanganato e zucchero insieme. Così.
adesso ci riproviamo. Non succede niente, proviamo ancora a sfregare. Eccolo qua. Poco poco, ma c'è stata una piccola reazione. Sfreghiamo ancora. Allora, non ce l'abbiamo fatta, però si sono viste delle scintille. Allora, ci riproviamo. Abbiamo allargato il buco in modo da poter contenere meglio gli ingredienti e vediamo questa volta se ci riesce. Si sente odore di caramello, il che è un buon indizio di quello che sta succedendo. Eccolo! Esperimento riuscito, direi. Quindi, con zucchero e permanganato si può accendere il fuoco. Allora, con lo zucchero bianco funziona. Vediamo se anche quello di canna va bene lo stesso. Ne versiamo un pochettino. Mettiamo il nostro permanganato e vediamo. Eccoci qua. Questa è una grana più grossa, quindi fa un pochino più fatica a macinarsi. Questo ci ha messo molto meno. Con lo zucchero di canna funziona molto meglio che con lo zucchero bianco. Ora si vede che la fiamma prosegue, poi però rimane una brace incandescente, quindi se prepariamo un'esca di erba secca, aghi di pino, foglie secche, inserendola all'interno è possibile effettivamente accendere il fuoco. Quindi, ricapitolando, gel igienizzante non ha funzionato mescolato col permanganato, ma se avete a disposizione un accendino o un acciarino si può accendere da solo. Mentre il permanganato mescolato con lo zucchero bianco ha funzionato, ma ha funzionato ancora meglio con lo zucchero di canna. Se il video vi è piaciuto mettete like, seguite la pagina e la prossima volta faremo un nuovo esperimento e vedremo qualcosa di diverso. Ciao a tutti!